Rendere Gallarate una città viva, vivibile, sostenibile, attenta al bisogno sanitario e interconnessa, dunque in piena sinergia con i comuni limitrofi all'area Malpensa. È l'obiettivo del Centro Popolare Gallarate, un nuovo soggetto politico composto da centristi collocati solidamente all'interno del centrodestra. I primi promotori del progetto sono Donato Lozito, Lorenzo Ciampoli, Carlo Bonicalzi, Gianfranco Cecchin, Luigi Galluppi, Giorgio Luini, Francesco Moglia, Angelo Molon e Francesco Rubino. Tutto nasce da un laboratorio civico che si declina poi in questa esperienza che abbiamo chiamato Centro Popolare Gallarate, perché ci vogliamo porre come soggetto moderato di centro all'interno del centrodestra per un dialogo attivo con la città, partendo dai problemi della città e dicendo come vogliamo risolvere i problemi stessi e che tipo di progetto vogliamo sviluppare per la nostra città, non solo nei 5 anni ma anche in un medio periodo nei 10 anni. Sicuramente una priorità l'aspetto sanitario, prima dell'aspetto sanitario una priorità in questo momento di difficoltà, di pandemia, troveremo nei prossimi anni un grosso sforzo che dovranno fare le amministrazioni comunali per il sostegno ai più fragili, ai più deboli, a coloro che perderanno il posto di lavoro. Noi abbiamo 1600 e rotte persone che lavorano direttamente a Malpensa, e sicuramente ci sarà una crisi che potrei, spero di sbagliarmi, ma definire epocale è poco. Quindi avremo da affrontare questo problema di sostegno alle famiglie, alle persone, ai più deboli, ai commercianti, agli artigiani, agli imprenditori. E parlando di sanità, Lozito precisa, fino all'entrata in funzione dell'ospedale unico deve essere garantita la piena funzionalità del nosocomio cittadino. In attesa che nascerà questo polo unico per l'eccellenza per la sanità tra Busto e Gallarate, è chiaro che non vogliamo e vogliamo sostenere che l'ospedale diventi ancora più forte, l'ospedale di Gallarate, attraverso anche il sostegno di una possibile fondazione pubblico-privata che sostenga, non in termini solo di promozione, ma di sostegno concreto, il nostro ospedale. Il candidato naturale del centrodestra è oggi Andrea Cassani, conclude Lozito.